Ancora un episodio di violenza nel tunnel del Pontino Lungo. Ieri sera un tunisino di 31 anni è stato accoltellato all'interno del viadotto da due persone che ora la polizia del commissariato sta cercando di rintracciare. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti richiamati dalle urla del ferito. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Verde il cui personale a bordo ha medicato le profonde ferite riportate dal 31enne. Le più gravi le ha ricevute alle gambe. Insieme ai sanitari è intervenuta anche la polizia del commissariato. Agli agenti il tunisino ha riferito di non conoscere i due aggressori che si sarebbero avvicinati a lui incappucciati. L'uomo, che aveva l'obbligo di dimora e che non poteva trovarsi lì in quel momento, è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. Gli investigatori sarebbero dell'opinione che aggredito e aggressori si conoscessero. Nelle prossime ore, ad ogni modo, potrebbero arrivare nuovi e importanti sviluppi. Inevitabilmente la vicenda riaprirà le polemiche sulla sicurezza in quell'area, già teatro in passato, di diversi episodi di violenza.